Innovazione finanziaria, personalizzazione dei portafogli di investimento, questi alcuni dei temi al centro della conferenza stampa organizzata da UBS qui al Salone del Risparmio, conferenza in cui avete tracciato anche i trend che caratterizzano l'industria. Puoi raccontarci che cosa è emerso? Assolutamente, diciamo che il nostro obiettivo primario era proprio quello di portare al centro l'educazione finanziaria, per portare, diciamo, semplicità al cliente finale, per renderlo sempre più consapevole di quanto la finanza, i mercati finanziari possono essere utili nella crescita del suo patrimonio. Anche se abbiamo visto nel corso degli ultimi anni un miglioramento dei comportamenti, c'è sempre bisogno di fare di più ed è per questo che noi abbiamo lanciato questo progetto Finance Explained, per portare attraverso dei video podcast su temi, diciamo, di grande attualità, parlando di strumenti di investimento, di trend di mercato, la semplicità al cliente. E poi durante la conferenza noi siamo andati sostanzialmente a declinare i tre grandi trend che stiamo vedendo all'interno dell'industria, che sono il passivo, che sta crescendo sempre di più, la parte degli alternativi e la parte della tecnologia di piattaforme a supporto del consulente. Questo perché? Perché i passivi hanno dei tassi di crescita estremamente rilevanti, anche in Italia stanno crescendo a doppia cifra, stanno crescendo perché permettono in maniera semplice, diretta, veloce, liquida, trasparente, anche un costo contenuto, a prendere esposizione al mercato, quindi al beta del mercato, e uniti poi agli strumenti attivi, quindi alla ricerca dell'alfa, si riescono poi a creare dei portafogli efficienti, e noi come UBS siamo uno dei principali provider di passivo in Europa, tra l'altro siamo il primo provider con 700 miliardi di masse. È importante, diciamo, per avere una piattaforma scalabile, grande e poter dare soluzioni efficienti e di qualità. Sulla parte degli alternativi, per me è estremamente importante, questo è un trend che stiamo vedendo molto forte negli Stati Uniti, ma che sta arrivando anche in Europa e in Italia, perché sempre meno aziende stanno facendo IPO, si stanno quotando, stanno ritardando la quotazione, quindi tutta, diciamo, la ricchezza che prima confluiva nei mercati pubblici adesso sta confluendo nei mercati reali. Pensa che tra il 2000 e il 2023 le aziende finanziate dal private equity sono cresciute di 6 volte e quindi è importante avere anche qualità da parte di un asset manager attraverso delle piattaforme di investimento multi-manager globali, dare accesso privilegiato ai nostri clienti per partecipare all'economia reale. Qua parliamo di real estate, infrastrutture, private equity e private debt. E infine abbiamo parlato della tecnologia, no? A supporto del consulente finanziario. Quindi noi abbiamo fatto una scelta molto lungimirante un po' di anni fa, quella di portare la nostra piattaforma UBS Partner, che è una piattaforma tecnologica di consulente a supporto del private banker, andando a leveraggiare grandi investimenti di tecnologia che abbiamo fatto a livello di gruppo, ma andando anche a leveraggiare il nostro grande know-how, il nostro grande DNA come banca private. E questo secondo me sarà sempre più rilevante, perché la nostra industria si sta spostando da una fee di prodotto a una fee di servizio, però per aumentare il servizio, aumentare la qualità del livello di servizio e il percepito da parte del cliente, il banker ha bisogno di strumenti tecnologici che li aiutano a fare il proprio lavoro, e quindi questo dal mio punto di vista sarà sempre più rilevante da quei prossimi anni. Ecco, un po' lo stavi anticipando, alla luce di quello che ci hai raccontato, quale sarà l'evoluzione, il ruolo del consulente, del banker? Il ruolo del consulente finanziario sarà sempre più centrale e ci dovrà essere sempre più trasparenza tra consulente e cliente, per comprendere poi meglio quali sono effettivamente le esigenze che il cliente ha, i suoi obiettivi personali, familiari, lavorativi. E in questa maniera qua si può agire sulla personalizzazione in termini di soluzioni, quindi dando delle soluzioni più di qualità che vanno a fittare con l'esigenza del cliente, e poi si crea un miglioramento anche della relazione, no? Tra cliente e private banker, perché naturalmente si crea qualcosa di trasparente, di condiviso. Ascolto, dialogo. Esatto. E si crea questo patto, diciamo, di lungo periodo che permette, diciamo, di aumentare la qualità del livello di servizio.